dei giochi sicuramente più attesi del Tokyo Game Show 2014 è Resident Evil Revelations 2. Annunciato soltanto qualche giorno prima dell'inizio della fiera, è qui in forma già provabile. Si tratta di un hands-on molto breve, dai 10 ai 15 minuti di gioco, che però ci hanno permesso di riscoprire quel ritorno alle origini che aveva già caratterizzato il predecessore. Le protagoniste questa volta sono Claire Redfield, che tutti sicuramente conoscete dal lore ormai piuttosto ampio della saga, e Moira Barton. Quest'ultima è figlia di un ex membro dello STARS. Entrambe vengono rapite in seguito ad un attacco ad un'organizzazione per la quale stanno lavorando e vengono deportate su un'isola deserta e imprigionate. Da questa prigionia naturalmente tenteranno di scappare. Il gameplay permette questa volta di passare velocemente da un personaggio all'altro e questo poi porta a tutta una serie di conseguenze. Claire infatti ha molta dimestichezza con le armi da fuoco, abbiamo visto all'opera una pistola automatica ed un fucile invece a ricarica, mentre Moira non vuole assolutamente fare uso di armi e conseguentemente sfrutta la sua torcia per scovare nell'ambiente oggetti altrimenti invisibili. Questa meccanica è stata in un certo senso recuperata dal precedente episodio, dove già si poteva scannerizzare l'ambiente, ma qui diventa addirittura più immediata con l'utilizzo della torcia. Peraltro risulta anche leggermente una forzatura, perché il fatto che questi oggetti, a volte anche piuttosto grossi, siano invisibili senza la torcia è veramente un po' forzato in certi punti. Nel complesso il ritorno alle origini ci ha sicuramente convinto, dall'altra parte c'è un po' la sensazione che il gameplay proprio classico di Resident Evil ormai abbia detto un po' tutto, e quindi speriamo che gli episodi successivi, lo ricordiamo saranno in tutto 4 e verranno distribuiti nel corso di un mese, abbiano un po' più di verve di questi minuti provati qui al Tokyo Game Show.